abbiamo una Weltanschauung che deriva, io penso, ancora dai nostri, dalle nostre letture, dai nostri studi pirandelliani. Grande il nostro allievo si produce ancora, direi, oserei dire, come forestiere della vita, però non un forestiere avulso, ma che, insomma, della vita osserva pazientemente, in senso odissiaco, e intelligentemente, cioè in profondità, tutte le infinite e non dominabili sfumature, e gli cerca di dominarne il più delle volte. Sia finita, perché ancora il nostro appello, ma anche il suonatore pazzo che delire stampa. Allora immaginiamo questa cosa, situazione molto, molto stupida e banale, perché uno dice seguito i sogni, dice che vuol dire, no? Sì, tutti sono bravi. Immaginiamo questa cosa molto semplice, una persona che non segue mai un sogno. Non è, voi potete dire, di aver, cioè nel senso, sì, io chiedo a una persona, questo mi capita sempre, di ricordami un momento molto triste della tua vita, me ne tirano fuori a bizzeffe. Quando chiedo il momento più felice, ci pensano molto tempo. E quindi io credo che questa cosa dipenda dal fatto che forse siamo in una condizione in cui la felicità non la aggrappiamo mai del tutto, perché non abbiamo il coraggio di prendercela la felicità. È tutta a nostra portata, le cose che diciamo, le cose che facciamo, dipendono tutte da noi. No, i momenti, nel senso, perché c'è questa strana situazione nel mondo adesso, no? Queste guerre strane, queste situazioni politiche, sociali, perché tutto questo? Perché non cambia? Perché non c'è mai qualcuno che ha la molla di dire questa persona non va bene, allora lo denuncio, faccio questa cosa? Perché non c'è? C'è una mentalità che si è radicata in noi profondamente, che è quella di rimanere eternamente insoddisfatti e colmare questa insoddisfazione comprando, facendo cose, andando ai supermercati, andando a ballare, rincoglionendoci. Per usare un vocabolo dei nostri tempi. E facendo tutto questo, raggiungiamo la felicità a piccole dosi per perderla di settimana in settimana, piccoli obiettivi, senza mai puntare a lungo termine, perché non ne siamo più in grado. Cosa è in senso positivo, no? Sì, queste certo. Illustrazioni? Sono veramente qualcosa di vivo, perché oggi spesso nella scuola si vede solo ciò che, cioè si vedono tante cose morte. Invece vedere che c'è un ex studente che anche grazie alla scuola ha cominciato a produrre vita, cioè che vede dov'è la vita e la fa vedere, mi sembra una roba molto interessante. E questi pannelli secondo me comunicano qualcosa di vitale, non è solo una condanna, oppure, ma esprimono innanzitutto qualcosa, uno che vive e che giudica quello che vede, che sta intorno a sé, in maniera vitale. E per me è significativo, per esempio, la critica alla televisione, tutti i vari pannelli che sono stati fatti, come l'uomo viene ingabbiato, ma tutto questo viene espresso non con un'ideologia, ma con un giudizio vitale che infatti nasce dal cuore. Questo è interessante, l'ultimo pannello, quando si dice che tutte le risposte sono nel cuore. Questo non vuol dire alla Susanna Tamaro va dove ti porta il cuore, perché sennò tutti sapremmo giudicare. Invece pochi sanno giudicare, perché pochi partono da quello che è veramente il cuore, cioè qualcosa che c'è in tutti gli uomini, ma che è così incrostato oggi. Bravissimo. Che non produce più nessun giudizio su quello che sta intorno. Il cuore, lo dice per primo, lo dice un libro, parla di questo cuore, e dice che questo cuore, e questo libro dice che il cuore sono delle esigenze strutturali dell'uomo, di felicità, di giustizia, di verità, di bello, che c'ha ogni uomo. Questo libro si chiama La Bibbia, ne parla proprio la Bibbia, e dice, lo chiama il cuore, che uno sia religioso o no, però c'è da riconoscere che in ogni uomo c'è questa palla che riesce a giudicare tutto, che si chiama cuore. Purtroppo oggi è così incrostato dalla televisione, dalla politica, dall'ideologia, che nessuno più lo usa. Invece è interessante che uno lo ritiri fuori questo metodo di giudizio. Va bene così? Grazie mille.
Mua purista kuuluisa polo kantahti, jalkani pohji kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Saliveli hipputtu, puttappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lahjasta laitaa. Salvili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti. Hilipate, 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 hilla, hilipate, hilipate, hilipampa. Jali tuli jalla, tali tuli jalla, tili tali, tili tali, tili tanta. Andiamo, ragazzi. Beh, abbiamo finito. Direi che c'è stato da divertirsi, vero ragazzi? Adesso è arrivato il momento che voi torniate al vostro mondo e noi torniamo al nostro. Quando calerà il buio, quando calerà il buio della notte, io lascerò volare i miei pensieri come le foglie, che se le prende via un soffio di vento e a giro tondo se ne vanno assieme, sperando che per ogni foglia andata in primavera nasca un nuovo seme. Sì, spero che per ogni foglia andata germogli in primavera un nuovo seme. Abbiamo concluso. C'è stato sicuramente da divertirsi, vero ragazzi? Adesso è arrivato il momento che noi torniamo al mostro. Le brezza tucci dai.